Siamo qui con Vincenzo Madaro e con Fabio Di Bari, che sono rispettivamente direttore artistico di Vicoli Corti e supporto creativo e organizzativo di questa rassegna. Allora, Vicoli Corti è la resistenza. Sì, Vicoli è la resistenza perché continuare a fare festival, anche se a noi non piace più definirlo festival, ma una festa di cinema qui a Piazza Santi Medici, è una vera e propria resistenza, prima di tutto come tempo. Questa è l'undicesima edizione, per le condizioni anche operative che non sono mai agevoli, però c'è sempre questa nostra grande risorsa che è fatta da ragazzi, ragazze, uomini e donne che si dedicano a tempo pieno a questo evento e che ci permette ancora di portarlo avanti. I lavori e le opere che sono state inserite all'interno di questa rassegna e i registi che ne hanno preso parte? Sì, la selezione dei cortometraggi, dei lungometraggi di finzione, dei documentari è figlia sia dell'intenzione di declinare il concetto di resistenza in modi diversi, sia dei rapporti storici radicati che abbiamo tenuto lungo tutti questi anni con molti dei registi coinvolti, che spesso hanno visto la loro carriera parallela alla storia di Vicoli e quindi hanno sempre piacere a tornare qui a presentare i loro lavori e noi reciprocamente abbiamo molto piacere a ospitarli. Che futuro si vede all'orizzonte per questo Vicoli Corti? Ecco, il futuro vede un Vicoli, forse senza corti, anzi quasi sicuramente senza corti, ma non senza cortometraggi. Senza corti perché, come abbiamo detto tutti, lo chiamiamo tutti confidenzialmente, non solo noi ma anche tanti che sono affezionati a questo appuntamento, lo chiamano Vicoli. Dal 2013 ad oggi ogni edizione di Vicoli è stata anche caratterizzata dalla partecipazione di altre forme d'arte, dalla narrazione teatrale, performance, installazioni, video arte, progetti sonori, musica. Si sta pensando di creare una rassegna più aperta anche alle altre arti, ma in maniera, per integrarla in maniera ancora più ampia, per far diventare proprio un vero appuntamento estivo, abbastanza lungo, magari di un mese, che possa anche coinvolgere anche altri luoghi molto affascinanti del nostro paese. Quindi noi del Serraglio, per Vicoli Corti con Vicoli Corti, vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Di Vicoli. Di Vicoli. E di Vicoli.